Allora, io prima di riprendere la chiacchierata che ho fatto l'altra volta, vorrei sottolineare alcune cose, perché dalle domande che ho ricevuto ho ricavato l'impressione di non essermi spiegata bene e quindi voglio un po' chiarire la mia impostazione. Quando io faccio alcune dichiarazioni riportando la riflessione di certi autori, per esempio, ci siamo soffermati l'altra volta sulla nozione di postmaterialismo, di cui parlano sia Brzezinski, l'immortale Brzezinski, e come si chiama quell'altro? In questo momento non mi viene in mente. Engelhardt, non intendo dire che la società nella quale viviamo è post-materialista. Io quello che cerco di fare è di delimitare un problema teorico, indicando una serie di posizioni diverse tra loro che si scontrano per arrivare a delle conclusioni che spero siano valide. Quindi, le conclusioni poi le anticipo in maniera riassunta, sintetizzata. Quali sono? Che a mio parere c'è una relazione tra il postmodernismo, che è una, come avete visto, una corrente culturale trasversale, e l'attuale fase capitalistica. Quindi io parlo, riprendendo Mandel, di fase capitalistica, tardo capitalismo e tutta una serie di innovazioni, come ci dice Mandel, che caratterizzano questa fase storica, sono addirittura degli espedienti, delle strategie per far fronte alle contraddizioni che sono inerenti al capitalismo stesso. Ho detto che sono postmodernismo e fase capitalistica o società post-industriale, come viene chiamata da molti, sono interconnessi. Ma dobbiamo aggiungere un altro elemento, che il postmodernismo, se noi lo andiamo a analizzare bene in alcuni campi, ovviamente facendo brevi riferimenti, per esempio la figura di Joyce. Si discute molto attorno all'opera di Joyce e ci sono quelli che lo collocano nel modernismo e quelli che lo collocano nel postmodernismo. E comunque, analizzando vari aspetti di questa corrente postmodernista, noi ci rendiamo conto che è fondata sulla rivisitazione di tematiche filosofiche antiche. Ovviamente aggiornate al clima culturale nel quale noi viviamo, ma sostanzialmente non ripropongono nulla di fondamentalmente nuovo. Inoltre volevo aggiungere che, date le mie scarse competenze, io non voglio parlare di modo di produzione, se non di striscio, ma io mi soffermo, appunto, come dicevo prima, su una fase di una formazione economico-sociale. Quindi, facendo particolare riferimento alle correnti ideologiche che hanno dominato in essa e che sono divenute preponderanti nelle scienze sociali tutte. Sociologia, antropologia, filosofia, eccetera, eccetera, storia dell'arte, e anche nelle arti. Quindi non ho competenze economiche e quindi non posso soffermarmi specificamente sul modo di produzione. E inoltre aggiungo, bisogna capire questo, che il postmodernismo ha sicuramente l'obiettivo di distruggere il marxismo, sicuramente. E l'argomento che usa è quello di sostenere
Poi ci sono autori diversi. Noi adesso stiamo facendo un po' un calderone, ce li mettiamo tutti, poi alcuni li citerò specificamente, ma sono anche tra loro differenti, ovviamente. Se la prende con il marxismo, e l'argomento che usa è questo: siamo in una fase totalmente nuova, radicalmente nuova. Addirittura alcuni arrivano a dire non è più capitalismo. E quindi che ci serve? A che ci serve il marxismo? È un arnese vecchio, buttiamolo via. Va bene? Però il postmodernismo non lotta solo contro il marxismo, lotta contro il modernismo, cioè contro la società capitalistica che si è formata con la rivoluzione industriale. E contro le ideologie che si sono affermate da Cartesio in poi, o addirittura alcuni dicono da Agostino in poi, quindi contro la civiltà occidentale tout court, con un atteggiamento di ultrasinistra, di estremismo radicale. Quindi, qual è, diciamo, il punto che toccano questi postmodernismi? È il tema dell'emancipazione che caratterizza appunto la società, diciamo, occidentale, Europa, con l'umanesimo, l'idea che l'uomo si possa emancipare dal punto di vista culturale, sociale, eccetera, eccetera. Quindi questa idea di emancipazione inizialmente è un'idea assai generale, poi ovviamente nel marxismo diventa qualcosa di più specifico perché è emancipazione dallo sfruttamento capitalistico. E proprio per questa ragione il marxismo si colloca tranquillamente nel modernismo. Inoltre, un'altra cosa importante da chiarire è che i postmodernisti, con queste loro posizioni, propongono una concezione diversa, completamente diversa della storia. Cioè, loro punto di vista, in particolare riprendendo il tema che poi tratterò in maniera più dettagliata della metanarrazione, che è un concetto che viene proposto da Jean-François Lyotard nel 1979. Lui scrive un libro su richiesta del governo del Québec, un libro dedicato allo stato del sapere in quel momento. E questo libro è intitolato La condizione postmoderna ed è praticamente il manifesto del postmodernismo. La metanarrazione che cos'è? Lui, siccome ne riparlerò adesso, riassumo brevemente, è una concezione della storia che tende ad individuare nel percorso storico una serie di leggi, una serie di costanti. Non è la cosiddetta storia che in francese veniva chiamata événementiel, cioè la storia, cioè un insieme di avvenimenti tra di loro scollegati. No, gli avvenimenti sono collegati e ci sono delle regolarità in questo processo storico, va bene? Invece loro tendono a rompere le regolarità, prendersela con le generalizzazioni. Non si può generalizzare. Ogni evento storico è un caso a sé, specifico. In antropologia, per esempio, ogni cultura, gli eschimesi sono un caso specifico. Noi non li possiamo studiare con i criteri della ragione propri della civiltà occidentale. Questa era. Quindi ripropongono, c'è un articolo di Fineschi che vi consiglio di leggere, che sta su Sinistra in Rete,
epoca, fasi storiche, capitalismi, ripropongono quello che viene chiamato da Cesare Luperini, quindi Luporini, scusate, quindi siamo vari decenni fa, storicismo invertebrato. Queste metanarrazioni, inoltre, hanno, come dire, sono viste dai postmoderni come delle ricostruzioni della storia che si sviluppa per il raggiungimento di una certa finalità. Quindi, per esempio, il progressismo illuministico è una metanarrazione, è una mistificazione per i postmoderni, perché pone alla fine della storia l'emancipazione conoscitiva, morale dell'individuo. E i postmodernisti si presentano come dei disvelatori e sostengono che in realtà gli illuministi che propongono questo tipo di interpretazione della storia non fanno che autocelebrare la civiltà occidentale, la civiltà europea. Perché, per esempio, se noi leggiamo testi dell'Ottocento sullo sviluppo anche del Settecento, perché la cosiddetta teoria stadiale a cui ho fatto riferimento più volte, caccia, raccolta, allevamento, agricoltura, società mercantile, viene formulata nel Settecento. Le varie tappe dello spirito umano, lo scritto di Condorcet, sono formulate già nel Settecento. Ci sono varie età mentali dell'uomo, l'età infantile, l'età matura, la vecchia, eccetera, eccetera. Tutto questo, secondo i postmodernismi, postmodernisti, non è altro che una falsificazione della storia. È l'interpretazione della storia che dice: la storia deve percorrere lo stesso progetto di sviluppo che ha percorso la civiltà occidentale. E quindi se la prendono con la concezione unilineare della storia. Unilineare. E anche Marx ovviamente viene accusato di essere unilineare, progressista e quindi di raccontare un imbroglio. Allora, quindi possiamo dire che i postmodernisti non accettano che vi siano, come dice, scrive Fineschi nell'articolo che vi ho prima citato, che nel percorso storico ci sono elementi di continuità ed elementi di discontinuità. È scomparso tutto ormai? Quindi stavo dicendo, non accettano l'idea, che è anche di Marx, ma che è anche di molti pensatori modernisti, poi andremo a vedere perché c'è tutta la discussione a proposito del periodo di tempo nel quale si sviluppa il cosiddetto modernismo. Non accettano l'idea che ci siano nella storia elementi di continuità e elementi di discontinuità. Quindi, non accettano la celebre contrapposizione fatta da Fernand Braudel, storico del mondo moderno, tra storia di lunga durata e storia di breve durata. E mi spiego. Braudel esemplifica questa contraddizione con la metafora del mare. Allora, noi guardiamo l'infinita distesa delle acque marine. E vediamo le onde, le increspature, che sono soltanto superficiali.
questi sono rappresentati da eventi che si consumano ovviamente in anni, in decenni, per esempio le guerre, la prima e la seconda guerra mondiale, che vengono indicate spesso come la seconda guerra dei 30 anni, costituiscono un'increspatura nella storia. Ma ci sono invece altri elementi che sono costanti e che corrispondono alle profonde correnti marine che stanno sotto sotto. Per esempio, cito due esempi fatti da Protelli. Tutte le società che noi conosciamo, forse qualcuna che noi non conosciamo era organizzata diversamente, ma tutte quelle che conosciamo sono gerarchizzate. Sono gerarchizzate in forme diverse, ma sono gerarchizzate. Quindi la gerarchia è un elemento costante nella storia dell'umanità. L'altro elemento, l'altro esempio che fa Braudel è il confine costituito dal Reno e dal Danubio. E questo confine è stato la frontiera dell'impero romano, ma ha anche diviso e divide con la riforma i cattolici dai protestanti. Quindi rappresenta un esempio di struttura di lunga durata. Allora, poi ritorno sempre su cercare di spiegare qual è il mio tipo di approccio. Allora, io ho fatto un corso l'anno passato e in questo corso ho parlato di ideologia e ho cercato di mostrare, non so se ci sono riuscita, che l'ideologia non è una pura e semplice mistificazione. E ciò sulla base di argomenti che non sono ovviamente tutti farina del mio sacco, cioè mi riallaccio a tutta, come vi ricorderete, chi era presente, a una serie di autori, una serie di correnti, eccetera, eccetera. D'altra parte, se fosse pura mistificazione, come potrebbe reggersi in piedi? Inoltre, se sempre se fosse pura mistificazione, si riproporrebbe l'opposizione tra quei pochi che sanno veramente e quei tanti che sono solo dei poveri imbecilli. Ma allora, se così stessero effettivamente le cose, come fare a distinguere i veri sapienti dalla grande massa di imbecilli? Per esempio, Taylor, antropologo vittoriano, diceva che i tre quarti dell'umanità sono degli idioti, i tre quarti dell'umanità, e includeva le culture extra-occidentali e le masse popolari europee e occidentali. Quindi solo le elite erano in grado di riflettere, di ragionare, erano i veri sapienti. Che poi questo è un argomento che è servito anche per delimitare il diritto di voto. Non potevano votare gli analfabeti e quelli che non avevano conoscenze. Allora, quindi non è per me pura mistificazione. Inoltre, se è vero che c'è un legame indissolubile tra struttura e sovrastruttura, anche il postmodernismo nasce perché è sollecitato da certe condizioni particolari dell'epoca che noi viviamo. Quindi rappresenta a suo modo la fase del tardo capitalismo. Ovviamente a suo modo, ma noi dobbiamo sforzarci di capire qual è questo suo modo, perché il postmodernismo è pervasivo, cioè no, non riguarda solo Deleuze, Guattari, Foucault, Baudrillard, tutti questi autori qui, e altri autori successivi. Come accade a tutte le ideologie, dall'alto le ideologie mano a mano discendono,
e si diffondono, diventano soprattutto nel nostro mondo in cui i mezzi di comunicazione di massa sono così pervasivi, così dominanti, eccetera, eccetera. E quindi questi temi filosofici anche difficili vengono volgarizzati e recepiti dalle masse popolari, dalle persone che non hanno più accesso al cosiddetto pensiero critico e non hanno più accesso al pensiero critico per una scelta politica ben precisa. Vedremo perché poi parleremo anche di università. Allora, questo l'avevo detto. Allora, quando per esempio ho parlato di società postmaterialistica, termine che viene usato da autori che ci sono ostili, intendevo dire che sotto un certo punto di vista questi autori hanno ragione, perché nella fase nella quale noi viviamo si sono talmente accentuate le differenze economico-sociali c'è un'estrema polarizzazione di classe e ci sono dei gruppi dominanti, i quali, dato che hanno tutto, non si pongono più il problema di raggiungere certi standard di vita, ma si pongono il problema della qualità della loro vita. E quindi, per esempio, comprano il cibo biologico e non vanno al discount. Vanno ai centri benessere, vanno alle terme dove gli fanno tutti i massaggi, eccetera, 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 eccetera. Quindi, in questo senso, siamo in una fase post-materialistica, ma questo riguarda soltanto una piccola nicchia, perché, diciamo, la società capitalistica, avendo saturato il mercato di tutta una serie di beni materiali, si è dovuta inventare un'altra serie di beni, un'altra serie di merci da vendere. Ma materiali e immateriali, perché il cibo biologico è materiale. Prima non esisteva il cibo biologico, non c'era nessuna differenza tra cibo biologico e cibo, tutto era considerato in un certo senso biologico. Quindi, secondo me, dobbiamo leggere gli autori che ci sono avversi, cercare di interpretarli e cogliere in essi quegli elementi che possono far luce sulle cose, sulla società che noi stiamo studiando e nella quale abbiamo la pretesa addirittura anche di operare. Quindi non li dobbiamo scartare così. Se c'è qualcosa che non vi torna, potete ovviamente interrompermi. Certo, sì, dimmi. Però mi dici è interessante perché come se tu, quindi se ho capito bene, parlassi come di ci sono delle forme di merci, perché non sono più, appunto, la merce non è più quella cosa indifferenziata di un bene, ma si producono delle forme di merce a cui possono accedere soltanto quelli che hanno un tenore di vita che sono pochi, la parte minima che i cosiddetti beni di lusso che si chiamano così, che però hanno un'importanza economica non notevole in questo paese oggi, perché soprattutto da noi che produciamo poco di merci, quelle più quindi è così, è come se diciamo, questo diciamo, postmaterialismo sia in qualche modo una chiave per cominciare a differenziare di nuovo il valore d'uso dal valore di scambio delle merci. Ho detto una cosa così un po' azzardata, però. Però io posso aggiungere a commento di quello che tu hai detto, questo, che la faccenda,
beni di lusso, ci sono dei libri proprio su questo, beni di lusso, beni di uso comune, era valida anche nelle società precedenti. Cioè, per esempio, nel Medioevo non ci si poteva, se tu eri contadino, non ti potevi mettere la giacca di velluto, il cappello con le piume, era proibito. E se, quando tu organizzavi il funerale di un tuo parente, lo dovevi organizzare secondo la classe di appartenenza, cioè non potevi mai strafare, c'era un controllo per mantenere la distinzione tra i vari gradini sociali. Era necessario, era fondamentale mantenere questa distinzione. Allora, l'altra volta abbiamo messo in evidenza come abbiamo parlato di vari cambiamenti, insomma, adesso li riassumo molto brevemente. Per esempio, libera circolazione dei capitali, delocalizzazioni, deindustrializzazioni, che però hanno corrisposto a industrializzazioni di altri paesi, privatizzazioni, distruzione dello stato sociale, predominio del capitale finanziario su quello produttivo, riduzione del costo del lavoro, neocolonialismo, indebitamento degli stati, la cui politica economica ormai è governata dalle agenzie internazionali e dalle corporazioni, i cui bilanci superano in molti casi anche quelli statali. Quindi tutti i processi, questo è molto interessante, che sono, e l'altra volta abbiamo utilizzato l'espressione profezia che si autoavvera, che sono stati descritti da Brzezinski nel 68 e da Cefis nel 1972. Soltanto che questi autori ovviamente davano una valenza positiva a tutto questo. Tutto questo avrebbe portato alla fine delle grandi organizzazioni di massa, alla fine e quindi a una maggiore libertà degli individui. Lo sviluppo tecnologico avrebbe fatto sì che tutti i piaceri possibili e immaginabili potranno essere soddisfatti da tutti i beni che sono a disposizione, che il mercato ci mette a disposizione. E quindi questa fase di tardo capitalismo è stata interpretata da autori come Vattimo, io l'altra volta ho citato una frase di Vattimo, come una fase di liberazione. Però c'è sempre il però. Se volete la rileggo la frase di Vattimo perché qualcuno non c'era. Allora, Vattimo descrive così questo processo. Caduta l'idea di una razionalità centrale della storia, il mondo della comunicazione generalizzata esplode come una molteplicità di razionalità locali, minoranze etniche, sessuali, religiose, culturali o estetiche, che prendono la parola, finalmente non più tacitate e represse dall'idea che ci sia una sola forma di umanità vera da realizzare, a scapito di tutte le peculiarità, di tutte le individualità limitate, effimere, contingenti. Questo lo scrive nell'89. E poi ha cambiato idea, adesso lui ha più di 90, di 80 anni, ha ripensato, insomma, nella sua vita ha fatto un percorso abbastanza complicato, passando da formazioni politiche assai differenti, sia pure sempre nella sinistra. E quindi qui Vattimo mette in evidenza quell'altro elemento importante che comincia a apparire col 68, i nuovi movimenti. Quindi il femminismo, l'animalismo, l'ecologismo, i movimenti legati a tematiche di carattere sessuale, eccetera, eccetera. E
In questo contesto, che cosa succede? Ci sono alcuni che sostengono che la classe operaia non ha più la funzione propulsiva, no? C'è la famosa frase di Berlinguer che disse: la rivoluzione d'ottobre non ha più la funzione propulsiva che aveva prima, no? Quindi la classe operaia non è più il motore del cambiamento, perché le cose sono cambiate, la società è diversa e quindi i nuovi attori sociali sono questi nuovi movimenti, di cui, badate bene, ancora oggi si parla, tutti i giorni si parla del problema della donna, tutti i giorni si sono inventati la parola femminicidio. Io con questo non voglio dire che non ci sia un problema di sottomissione della donna, di emancipazione della donna. Io ci ho scritto un articolo lunghissimo sull'origine dell'inferiorità della donna, però voglio dire che si cerca di convogliare l'attenzione verso questi nuovi movimenti per distoglierla da coloro che invece potrebbero, sono nelle condizioni oggettive di operare come motore del cambiamento. Che volevi dire? Il riferimento alla, che non c'è più la forza propulsiva della classe operaia, maggiormente oggi è conseguenza all'avvento del cosiddetto 4.0. Se noi vediamo che una robotizzazione prende sempre più spazio all'interno della fabbrica, di per sé, di conseguenza, perde la potenzialità di cambiare una situazione alla sovraia, va in uno stato di depressione totale, per non dire di licenziamento perfetto. Questo è vero. Allora, ti risponderò a questa osservazione successivamente, perché devo fare un discorso più un po' complesso. Però voglio soltanto dire che un autore che ho già citato, che si chiama Kallinikos, che scrive un libro contro il postmodernismo, greco-inglese, è figlio di un... No, col C. Kallinikos. Alex Kallinikos è figlio di una famiglia di baronetti inglesi da parte di madre e da un partigiano greco da parte di padre. E in internet il suo libro si trova solo in spagnolo. Le cose in italiano non si trova quasi nulla, in inglese o in spagnolo trovi praticamente tutto. Allora lui che cosa dice? Guardate che, e questo Ermanno mise un articolo di un certo Smith, mi pare, sul nostro blog, che diceva la stessa cosa. La robotizzazione, la deindustrializzazione che si verifica, anche Domenico lo può comprovare, in maniera... In certi paesi, in certi settori della produzione. E per esempio la deindustrializzazione che si è verificata in Italia, cioè noi sembra che abbiamo perso il 25% della nostra infrastruttura industriale, amen, è stata spostata nei paesi del terzo mondo, vedi la Fiat in Serbia, in Brasile, eccetera. Quindi se qui la classe operaia è diminuita, là la classe operaia è aumentata, quindi nella totalità planetaria, perché è in quest'ottica che noi ci dobbiamo muovere, nell'ottica della totalità planetaria. Gli operai manuali non sono diminuiti, anzi sono aumentati. E poi bisogna vedere, su questo tornerò citando Fineschi, se coloro che svolgono tutta un'altra serie di mansioni apparentemente intellettuali non sono assimilabili al vecchio proletariato? E a questo risponderò successivamente. Comunque, l'unico elemento, mi pare, che può svolgere una funzione agglutinante e quindi dare le basi per una effettiva opposizione a questo sistema, è la nozione di classe, perché unifica individui di
pelle diversa, di origine culturale diversa, di origine religiosa diversa, di sesso diverso. Questa è la nozione agglutinante. Non ci sono altre nozioni. Le altre nozioni sono divisive. No? Infatti, uno degli slogan del postmodernismo è piccolo e bello. Quindi il ritrovare la comunità, citavo l'altra volta, ma siccome mi ha particolarmente colpito lo ricito, alla casa delle donne lì a Trastevere si riuniscono, fanno delle iniziative, ci vanno solo le donne, gli uomini sono esclusi. Quindi questa idea di ricostituire il piccolo gruppo in cui l'individuo vessato, maltrattato dalla società capitalistica, noi vediamo che nel nostro paese, oltre alla diffusione lancinante della disoccupazione, c'è anche la diffusione straordinaria del lavoro precario, no? che produce, come avevamo detto la volta precedente, tutta una serie di conseguenze sul tipo di personalità che domina in questa fase storica nella quale ci troviamo a vivere. Autori come Richard Sennett, un sociologo statunitense, non certo marxista, però ha scritto un libro intitolato L'uomo flessibile, e secondo me ha sicuramente ragione. Vabbè. Quindi non è un caso che la nozione di classe è proprio quella che è stata più bersagliata negli ultimi decenni. Se tu usi all'Università di Roma, la Sapienza, la nozione di classe, sei un economicista volgare. Un vetero marxista. Un vetero marxista. Certo. È uscito da poco sull'Espresso un'intervista con Richard Sennett. Che mi ha spinto addirittura a intervenire su Facebook per dire: cioè, questa gente ritiene che il capitalismo sia qualcosa di trasformabile e modificabile a piacimento. E in questo articolo proprio era evidente come questo presagiva una società capitalista in cui i consumi erano orientati e una cosa che automaticamente ti fa uscire dal capitalismo così come uno lo interpreta e lo conosce, avendo letto Marx, ma anche vedendo le cose. Cioè, il capitalismo è anarchico, in un certo senso è irrazionale, non è che lo puoi incanalare, non devi fare questo e questo non lo puoi fare. Perché se puoi cercare a fare così non è più capitalismo. No? Se tu vuoi razionalizzare o pianificare la produzione, sei già fuori dal capitalismo. Non è una cosa che credo va dove si guadagna di più, quello che produce non ne frega niente, l'importante è che possa. E questo Sennett, appunto, in questa intervista, appunto, invece parlava di una sorta di possibilità nuove, cose che io dicevo, cioè, di che mondo parli? Questo non è il mondo in cui viviamo. Lui descrive il mondo dell'elite. Il mondo dell'elite, nel mondo dell'elite tutto è possibile, ma il fatto è che l'elite rappresenta una minima parte dell'umanità. E quindi dicevo, la nozione di classe è stata oggetto di denigrazioni a tutto spiano. Basti ricordare l'opera di Laclau e Mouffe, che propongono di sostituire la nozione di classe con quella di populismo. Che è una parola che è diventata populismo, con sovranismo, eccetera, eccetera, che è diventata centrale. Ormai io sento la radio la mattina quando mi sveglio, e Rai 3, ed è, a parte che adesso, in questi giorni c'è Marcello Veneziani, quindi, E ogni volta che viene fuori casualmente la nozione di classe, fanno sempre l'osservazione: ma
No, non si può più parlare di classe, ormai non si può più parlare di classe. Viene sempre fatta questa Direi, specificazione. posso Sì, dire, c'è. secondo me sono pure peggio quelli di sinistra, proprio come Sì, si chiama. certo. Sono ancora più, che mi è capitato di sentirlo anche a me. Io ho letto prima su uno degli ultimi. Ah, quello su Paolo, lui ha scritto una Sì, commemorazione di Paolo. Siccome c'era uno spazio appunto per un commento, io ho scritto che fosse rischiando, fosse il punto della fisica. E allora era meglio che moriva prima come Giovanni Gentile, no? Così non avrebbe passato tutte quelle sofferenze dopo la guerra. Ho scritto proprio così. Va bene, allora, quindi ci sono anche altri elementi che hanno indotto, che hanno portato all'abbandono del marxismo, da parte degli intellettuali, da parte dell'elite, perché in Italia fino agli anni 70, io per esempio ho vissuto un periodo alla Sapienza, in cui sulla base soprattutto dell'antropologia francese, Maurice Godelier, Emmanuel Théoré, tutta una serie di autori, i quali proponevano, riproponevano il marxismo come storicismo multilineare, non lineare, per studiare l'evoluzione storica dell'umanità. E al di fuori di un'ottica finalistica, come invece, di cui veniva invece accusato il marxismo. Poi, dagli anni 80 e poi tutto questo è stato seppellito, è stato abbandonato. Quindi, che cosa è successo anche? È successo che nell'immediato dopoguerra, in Occidente, si è instaurato lo stato del benessere, come dicevo anche l'altra volta, e questo perché c'era la competizione con l'Unione Sovietica. Quindi abbiamo avuto la cosiddetta società dell'opulenza, anche se questo non, ovviamente non vuol dire che c'è stata la piena occupazione, che i figli dei contadini andavano all'università, non è vero. C'era sempre il regime capitalistico, però eravamo in una fase espansiva del capitalismo e quindi certi beni, certi servizi potevano essere concessi, elargiti, anche perché c'era la guerra fredda e quindi bisognava contrastare l'influenza ideologica dell'Unione Sovietica. Ecco. Poi c'è stato il rafforzarsi dell'aristocrazia operaia. E il riformismo contro cui già nei primi decenni dell'Ottocento, del Novecento ha lottato Gramsci, ma anche altri autori, altri studiosi, altri uomini politici. Poi c'è stato lo stabilirsi di un modus vivendi tra le due grandi potenze dopo la crisi dei missili del 62. I più vecchi forse se la ricorderanno, e quindi si è instaurata la coesistenza pacifica. C'è stata anche l'omogeneizzazione ideologica del mondo dovuta ai mezzi di comunicazione di massa, cioè tutti hanno cominciato a pensare più o meno nello stesso modo. Poi, nel momento in cui è caduto l'altro modello, il modello alternativo, non c'è stato più scampo, non c'è stata più. Non c'è stato più spazio per un'ideologia alternativa, tanto che Ignazio Ramonet parlò di pensiero unico. E voglio ricordare che 2 o 3 giorni fa ci sono stati quelli che hanno celebrato la caduta del muro di Berlino, a Berlino, considerando ancora quell'evento come un evento positivo, non vedendo tutte le conseguenze tragiche di quell'evento, il ritorno alla guerra guerreggiata anche in Europa, il neocolonialismo, la politica espansiva degli armamenti, sia da parte della Russia di Putin, sia da parte degli Stati Uniti, anche se la Russia di Putin, leggevo in un articolo di Manlio Dinucci o di qualcun altro, che
spende la 17ª parte del bilancio degli Stati Uniti per gli armamenti. Però Putin ha presentato recentemente le ultime armi, aerei supersonici, invisibili, sottomarini, eccetera, eccetera. Quindi, insomma, stiamo andando verso un incremento degli armamenti, quindi verso una sempre, lo dico, terrorizzata, una sempre più vicina possibilità di una terza guerra mondiale. Allora, in questo contesto si pensò anche, se pensiamo soltanto all'Italia, al PC, ad abbandonare il marxismo. E c'è Petruccioli, uno del PC, il quale ricostruisce proprio quelle ore in cui crollava il muro di Berlino e loro, i comunisti italiani, stavano a botteghe oscure. Ed erano tutti perplessi, che facciamo, che caspita ci possiamo inventare, eccetera, eccetera. E quindi iniziò la svolta che ha portato poi alla, a parte che c'erano dei precedenti prima, no? Ma insomma, che poi ha portato al PD. Però è interessante che in quella situazione lì a botteghe oscure, Petruccioli, Claudio Petruccioli, che sotto sono due fratelli, tre sono? Ah. Molto più giovane, era io conoscevo bene Sandro, vabbè, Claudio Petruccioli andò nello studio di Natta, che non era più segretario del partito, e gli disse, ma che, lo vedi che sta succedendo? E Natta disse, lapidario, e secondo me giustamente, Hitler ha vinto. E quindi anticipò quello che poi si è concretato nella creazione dell'Unione Europea dominata dalla Germania. Quindi Hitler ha vinto, ma con altri strumenti. Va bene? Ah, tra l'altro, leggevo, per ricordare altri eventi, un'altra cosa molto importante, che c'è stata a Varsavia una manifestazione di 200.000 fascisti e in questa manifestazione c'erano anche ex esponenti di Solidarność. Quelli? Io? Va bene. Quando? C'è stato? Due o tre giorni fa. Io ho, su marzo 21 ho letto che erano 200.000 che dicevano potere bianco, Europa bianca anche se spopolata, e qui sarebbe, è una parentesi troppo lunga, non la posso fare, fare riferimento al piano di quel nobile giapponese austriaco che si chiamava Kalergi, che ha ipotizzato appunto la fortezza Europa, l'Europa come culla di civiltà che si barrica e si difende per mantenere la sua sublimazione. Con la K. Era figlio di una giapponese e di un austriaco. Siamo ai primi del Novecento. Allora, un altro elemento ha fatto pensare alla fine della polarizzazione di classe. Così ci hanno fatto ci hanno voluto far credere. Il sorgere dei tecnocrati, che in base alle loro conoscenze scientifiche, essendo, questo viene dato per scontato, nel contesto capitalistico la scienza neutrale, avrebbero programmato e diretto la produzione a vantaggio del bene comune. Ma fu ben presto evidente, basti pensare al governo Monti, eccetera, eccetera, che questi tecnocrati erano dei meri esecutori dei capitalisti, i quali sono, come tutti sanno, fortemente organizzati a livello internazionale. Pensiamo a Davos, Trilatero, a quello che volete.
E l'avvento di questi personaggi ha avuto una serie di conseguenze molto importanti, ha dato vita a governi tecnici e ha impedito, ha bloccato l'elaborazione di progetti alternativi di società e, come dice molto bene, dicono molto bene Bellofiore e Bertova in un libro che ho recensito, una certa corrente economica diventa dominante. Cioè, c'è stato un dibattito negli anni 50, 60, eccetera, sulla necessità o meno di insegnare la storia del pensiero economico nelle facoltà di economia. E coloro che, diciamo, erano supportati dal potere politico, no, la storia del pensiero non serve più, parliamo del neoliberismo, del liberismo, perché è questo lo dobbiamo insegnare, questo dobbiamo insegnare. Tralasciamo la storia del pensiero economico. E questo atteggiamento, guardate, è diffusissimo anche nelle altre scienze sociali. Cioè, che cosa succede? Per esempio, le lezioni di antropologia, che io ripeto, secondo me è una materia inesistente, praticamente iniziano con un professore che ti dice che cos'è l'antropologia. Quindi in realtà ti dice quello che lui crede sia l'antropologia. Poi invece, se tu vai a prendere un manuale, tu ti trovi di fronte che ci sono le scuole più diverse, i pensatori, composizioni più diverse tra loro. Quindi che non c'è un nucleo forte, agglutinante, ma ci sono tendenze diverse, il cui oggetto poi è rappresentato dallo studio delle società extraoccidentali. Va bene? Questo è l'elemento agglutinante, le quali poi in un certo senso non esistono più, dato che viviamo in una fase di mondializzazione, o come vogliamo chiamarla, e per cui anche queste culture marginali sono tutte inserite in questo più grande sistema, e quindi non le puoi studiare individualmente senza tenere conto del contesto. Quindi, in questo modo, che cosa succede? Viene accantonata la politica. Infatti Cefis nel 72 scrive: ci si evolve sempre più verso l'identificazione della politica con la politica economica. Questo atteggiamento ha prodotto anche una conseguenza ancora più devastante, cioè la crisi generale della teoria nell'ambito delle scienze sociali. Non mi riferisco alle scienze, anche se vedo che anche nelle scienze cosiddette dure ci sono dei problemucci a proposito della teoria. E, vabbè, della crisi generale della teoria parlerò successivamente, e comunque indico alcuni elementi. Il rigetto delle generalizzazioni, perché considerate sempre riduttive. Il relativismo estremo, la frammentarietà e incommensurabilità del reale. In breve, secondo i postmodernisti, la storia facit saltus. Cioè la storia fa salti, si passa, per esempio la questione dei paradigmi di Kuhn, si passa da uno schema ad un altro senza nessuna continuità, quel discorso che facevo prima. Siamo passati dalla fase industriale a quella post-industriale, non c'è nessun elemento di continuità, c'è un abisso tra le due fasi. Vado verso le conclusioni perché non vi voglio troppo annoiare. Diciamo che il trionfo dei tecnocrati è collegato da una serie di autori marxisti, tra i quali appunto Higleton, ma anche Lucien Goldman, forse ormai dimenticato, allo strutturalismo. Cioè nel senso che i tecnocrati, in quanto esecutori, meri esecutori,
sono privati della loro autocoscienza, non sono più un soggetto attivo, che è il tema classico dell'imperialismo, dello strutturalismo, no? Il soggetto è un insieme di codici diversi, è agito da questi codici e non è nemmeno in grado di portare questi codici alla sua coscienza. Tutt'al più è lo studioso che arriva a questo, che ricostruisce il processo. Questo, diciamo, questo modo di impostare la questione del soggetto non è altro che la descrizione del trattamento che l'individuo riceve nella società capitalistica. Cioè che è trattato come una cosa, o come se volete, come un appendice della macchina. E questa visione si contrappone invece a un'altra corrente che è presente anche attualmente, che è l'umanesimo liberale, che considera invece il soggetto centro di diritti e non una cosa agita. Va bene? E vediamo infatti che c'è una polemica spesso, i diritti umani, eccetera, eccetera. Ora, l'antiumanesimo ha caratterizzato anche il pensiero dei marxisti, per esempio Althusser fa una critica dell'umanesimo. E anche Althusser ripropone la visione della storia facit saltus, con la nozione di rottura epistemologica, quando distingue tra il Marx giovane e il Marx maturo. C'è stata una rottura epistemologica, si è passati da una fase feuerbachiana, eccetera, eccetera, alla fase scientifica, una fase umanistica, alla fase scientifica. Allora, mi avvio alla conclusione perché sennò... Allora, diciamo soltanto questo. L'abbandono del marxismo... Rosa, scusa. Sì. L'abbandono del marxismo fu anche dovuto al fatto, nonostante la ricchezza del pensiero marxista, che ci ha spinto per esempio a parlare di vari marxismi. Per esempio ricordo la storia del marxismo in vari volumi, curata da Eric Hobsbawm, Ragionieri e altri autori, i cui nomi non mi ricordo, che analizzano le varie forme di marxismo. Per esempio c'è un capitolo dedicato al marxismo latinoamericano, perché ovviamente il marxismo, dovendosi confrontare con realtà sociali diverse, sviluppa nozioni, teorie diverse, oltre al fatto che c'è stata sempre anche una conflittualità, non possiamo negarlo, all'interno di questa corrente politica e culturale. E comunque l'abbandono del marxismo è dovuto al fatto che non godeva di grande prestigio dopo gli anni 80 nel nostro mondo, in particolare in Italia. Vi dicevo appunto che negli anni 80 il progetto di ricostruire delle scienze sociali su fondamenti marxisti è stato sconfitto e abbandonato. E inoltre, tranne il caso di alcuni specialisti di altissimo livello, in genere il mondo degli intellettuali, a proposito del marxismo, era profondamente ignorante e continuava a identificarlo con la concezione evoluzionistica e positivistica ottocentesca o con lo stalinismo, non si andava più di là. Inoltre, siccome le opere di Marx e di Engels non sono tutte di facile lettura, meglio di Engels, sì.
Non sono tutte di facile lettura. Diciamo che il marxismo, soprattutto a livello, diciamo, popolare, quello che veniva recepito dagli attivisti del partito, eccetera, eccetera, in Italia, era una concezione di carattere umanistico che si fondava soprattutto sulle opere giovanili di Marx, che furono pubblicate a partire dagli anni 30. Prima non erano conosciuti, per esempio, i manoscritti economico-filosofici. E quindi diciamo che questi personaggi si trovarono del tutto impreparati, tranne alcuni specialisti di altissimo livello, tra cui sicuramente per esempio Gianfranco Pala, ma anche Ernest Mandel, si trovarono impreparati a comprendere quello che stava cambiando. Pensavano, erano convinti che questa visione umanistica, eccetera, eccetera, avrebbe portato all'estensione dei diritti, alla fine del conflitto di classe, della guerra fredda, un bel sogno da cui forse non si sono ancora risvegliati alcuni, i quali dileggiavano, e finisco veramente, quei pochi che avevano compreso cosa avrebbe significato la dissoluzione dell'Unione Sovietica, rifiutata dagli stessi sovietici nel referendum del 1991. Quasi il 78% dei sovietici si espresse con il no alla dissoluzione del paese. I sovietici ci hanno ricordato, hanno sottolineato, cosa ribadita dal referendum dei greci, che non è stato, il cui risultato non è stato accolto, che i referendum in questo contesto non contano assolutamente nulla. E qui mi fermo e do spazio alle vostre riflessioni, critiche, commenti, eccetera, eccetera. Rompo il ghiaccio io. Ciao, ciao, per il ghiaccio. Diversi temi, società complessa, forse va cercando la soluzione avendola invece bella e pronta proprio nei testi di Karl Marx, si vanno formando le idee opposte, diverse, soluzioni quasi simili. Sta di fatto che stiamo in una condizione difficilissima di società, di mondo, di condizione economica. Tutti questi intellettuali, pseudo-intellettuali, questi così, mistificatori, filosofi che dicono una cosa prima, poi se la rimangiano dopo, si rendono conto della cazzata che hanno detto prima. Però io dico sempre che la cosa invece che a me personalmente mi fa stare con i piedi inchiodati a terra è proprio se mi aggrappa al pensiero di Karl Marx. Io dico che se questo mondo vuole salvarsi, deve per forza percorrere la lezione, da un punto di vista scientifico, posta da Karl Marx. Tutti resto, tutte chiacchiere. Alla ricerca di apparire, alla ricerca di voler sembrare, a quell'altro che vuole mettersi in antagonismo col suo, diciamo, collega per far vedere che lui ne sa di più. Questi soggetti non hanno dato nessuna soluzione effettiva, definitiva. Stanno cercando, come si dice a Roma, la titina, ancora vanno alla ricerca, una specie di raccomante intellettuale, come risolvere il problema. Con la presunzione che quello che è stato detto e pensato da un grande pensatore e insegnante, Karl Marx, non hanno per nulla, diciamo che a vedere, sono proprio dei lustrascarpe, degli sciuscia. Grazie. Allora, rispondo molto brevemente, Sven. Allora, sì, sono convinta che tu abbia ragione, però se prendiamo le osservazioni che fa Roberto Fineschi, che ha ritradotto il Capitale, la cosa non è così semplice. Ritorniamo a Marx. E no, perché dice Fineschi, poi lo vedremo nelle prossime lezioni,
Nel capitale ci sono diversi livelli di astrazione che non dobbiamo confondere. E inoltre non ci sono delle ricette. Quindi no, non è che dalla elaborazione scientifica di Marx noi possiamo ricavare immediatamente delle indicazioni sulla nostra prassi. È tutta un'opera di elaborazione che dobbiamo fare, perché non ci Non sono. basta, non si fa, si E no, scioglie, non si fa si perché, scioglie non si niente. fa perché viviamo in questo mondo che è quello che ho cercato di descrivere, che è dominato da ideologie di carattere diverso e che cerca in tutti i modi di non far capire la drammaticità della situazione nella quale viviamo. Se vi abbonate e vi mandano una newsletter in inglese, molto interessante, difficile da leggere, al bollettino degli scienziati atomici, vi rendete conto che siamo su una polveriera. Noi siamo a 2 minuti nell'orologio metaforico di questo gruppo di scienziati atomici da una catastrofe che può essere la guerra oppure può essere anche una catastrofe naturale. Quindi noi siamo di fronte, come diceva la mia amica cubana filosofa Isabel Monal, ha la maggioranza delle persone che è del tutto ignara del contesto nel quale noi viviamo, dei rischi assurdi che noi stiamo ogni momento correndo. Posso ripetere la mia velocemente, Due è parole. ovvio, delle responsabilità politiche ci sono in questo paese o nell'Occidente. Qualcuno della sinistra, di quella sinistra storica, ha delle responsabilità. Qualcuno che ha voluto fare la scelta della Polonia ha delle responsabilità, perché sono scomparsi oltretutto. Gorbaciov è stato, in un certo senso, il cavallo di Troia all'opposto, cioè è venuto in Occidente. Si è scoperto, ha avuto il supporto dell'Occidente e hanno distrutto l'Unione Sovietica, perché lei è stata scientifica, calcolata non solo dal Papa, ma anche da tutto un establishment infame. Ok. Allora, io volevo dire due cose. La prima, mi volevo soffermare sul fatto che nel postmodernismo dicevi che c'è una concezione della storia, diciamo, in cui viene a perdere le leggi di razionalità in qualche modo, però mi sembra un po' in generale che ci sia una perdita di razionalità, cioè mi sembra sostanzialmente delle teorie arrazionali, cioè irrazionali in sostanza. Questo è il primo elemento. Il secondo elemento invece che volevo, su cui volevo riflettere era quello che dicevi che diciamo, la dirigenza del Partito Comunista, se non ho inteso male, comunque la stragrande maggioranza, penso di riferire a quella, sostanzialmente aveva una visione troppo ottimistica, diciamo quasi direi positivistica della storia, cioè pensavano che tutto sarebbe avanzato nella migliore delle cose. Mi sembra sostanzialmente una posizione vecchia pure questa sotto un certo punto di vista, perché sostanzialmente è la posizione dei secondi internazionalisti di razza. Allora, sicuramente questo rigetto della generalizzazione, come dicevo prima, ha invaso tutti i campi. Infatti, pensate, poi ne riparleremo, gli argomenti sono tanti, alla dominanza del tema della differenza. A questo discorso secondo cui la varietà è bella, alla nozione di altro, no? Quindi di qualcosa di completamente alternativo, con il quale tu non puoi nemmeno, nelle forme estreme di queste correnti culturali, tu non puoi nemmeno dialogare perché non hai nulla in comune. Quindi, se non puoi dialogare e non hai nulla in comune, come puoi sviluppare un progetto di qualsiasi genere? Non puoi manco organizzare una gita fuori porta.
non dico il cambiamento della vita sociale, capisci? Quindi sicuramente è diffusissima questa... io per esempio quando mi trovo a discutere con qualche collega un po' più sensibile e pongo un qualsiasi problema e dico per esempio la guerra all'Iraq, beh c'entra il petrolio, no ma la cosa è molto più complessa, e quindi cominciano sempre a tirarti fuori tutta una serie di argomenti per impedire la comprensione dell'elemento fondamentale, perché come dicevo l'altra volta, il marxismo propone una concezione di formazione economico-sociale di tipo olistico, cioè in cui tutte le dimensioni sono interrelazionate, ma gerarchizzata, in cui ci sono degli elementi più importanti e degli elementi meno importanti, no? Ora, accanto a questa visione ottimistica del PC, degli attivisti del PC, c'era anche da tenere in conto, cioè ci sono stati degli elementi oggettivi che portavano ad assumere questo tipo di atteggiamento. Pensa al colpo di Stato in Cile. Il colpo di Stato in Cile terrorizzò Berlinguer, perché poteva verificarsi quello che esattamente la stessa cosa in Italia, e infatti poi abbiamo saputo di Gladio eccetera, l'abbiamo saputo, quindi era del tutto plausibile che accadesse. Quindi si cercava di smorzare l'opposizione, infatti il compromesso storico eccetera, la nozione di democrazia progressiva, no? Avanzeremo, andremo sempre avanti, quindi non la rivoluzione. Sì. Volevo chiederti se questo schema di ragionamento che io facevo diciamo generale sul rapporto struttura tra struttura e ideologia, secondo te può essere in qualche modo accettabile, e più o meno io vedevo la questione in questo modo, cioè che in questo tumultuoso rapporto che c'è tra appunto l'ideologia e la struttura, questo contuso rapporto che si muove continuamente nel tempo, sostanzialmente irrompe talvolta nella storia un elemento di razionalità. Non è che irrompe dal nulla, ovviamente matura insieme a questo rapporto contuso, allo svilupparsi delle contraddizioni. Quando questo emergere, diciamo così, della razionalità, diciamo così, giunge fino alle estreme conseguenze, si ottiene un salto anche qualitativo nella storia. Quindi, nelle fasi in cui questa, diciamo, immersione non è possibile, prevalgono, diciamo, le ideologie razionali. E com'è in questa fase storica? Ovviamente noi ci impegniamo a studiare anche l'ideologia dominante, perché sia appunto l'ideologia razionale, proprio perché quell'irrompere di una razionalità dipende proprio da quanto io sono in grado di analizzare l'ideologia dominante e quindi di riuscire a diciamo conquistare l'egemonia, cioè a introdurre un elemento di razionalità. E non so se appunto questo schema può essere utile a capire un po' il rapporto tra l'ideologia e la struttura. E la seconda cosa che ti chiederei è questa: se è possibile nel tuo corso, che ne sarei molto grato, aprire una parentesi di approfondimento sulla Clau, in particolare sulla definizione di populismo, che appunto la Clau, sì, perché appunto la Clau come filosofo è alla base dello sviluppo di alcuni movimenti politici anche importanti in America Latina, in Spagna. Podemos, in parte credo in Italia come da poco si ispira alla Clau, e quindi è importante capire appunto come
in che modo egli supera la dicotomia di lotta di classe tra appunto classe operaia e capitale, per lavoro e capitale, e sostituisce a questa che è la battaglia principale altre contraddizioni, qui sta appunto quella tra il basso e l'alto, quella tra la donna e l'uomo, eccetera, eccetera. Altre due cose rapidissime. C'è un... Già la prima è abbastanza tosta. Queste sono due osservazioni proprio che facevo. Mi pare di dire questo ultimamente, che c'è un gruppo di marxisti in Italia, se non erro, fanno capo un po' al gruppo dell'Università di Urbino, quindi Alessandro Uni, anche Azzara. Che stanno scrivendo una serie di cose sulla necessità di avere un'Europa unita, perché questo contrasta con gli Stati Uniti. Perché prima abbiamo parlato, accennato alla questione del marxismo. Il terzo forzista. Abbiamo accennato a questa questione di Putin, per questo non mi viene in mente questa cosa, però vabbè, questa può darsi pure che è una cosa secondaria. E un'altra cosa invece, risposta alla questione che la fabbrica, cioè che il mondo di produzione capitalistica è sostanzialmente anarchico, sì, questo è vero, però secondo me è vero a metà, perché in realtà la fabbrica è estremamente organizzata. Appunto. Ed è proprio questa contraddizione che è estremamente visibile proprio alla classe operaia, per questo secondo me è la classe rivoluzionaria per eccellenza, è in grado di vedere questa contraddizione forte tra un sistema che in generale si presenta come anarchico, perché non è in grado di pianificare, soprattutto non è in grado di pianificare i bisogni reali, però dentro di sé c'è un elemento di fortissima organizzazione, precisissima, cioè la fabbrica è qualcosa di estremamente organizzato, quindi c'è questa contraddizione. Ma vediamo se riesco a dire qualcosa di sensato. Allora, il problema della razionalità deve essere, secondo me, posto in questi termini, che proprio anche a causa dell'insorgere di queste correnti dell'evoluzione della scienza, eccetera, eccetera, non possiamo più parlare oggi come oggi. Nello stesso Marx non si trova questo concetto di meta-razionalità, cioè di una razionalità che sta al di sopra di noi, che è trascendente, che è pura razionalità. Non possiamo parlare più di questo. La razionalità è sempre collegata a una certa concezione del mondo, a una certa posizione di classe, perché dal punto di vista del capitalista il funzionamento della società attuale è del tutto razionale, del tutto razionale. E come dicevi tu, è l'organizzazione della fabbrica, soprattutto nelle forme più avanzate, il cosiddetto post-fordismo, eccetera, eccetera, sono fondate su una razionalità estrema, evitare gli sprechi, il just in time, evitare l'immagazzinamento. Certo, orientato all'aumento del profitto. Quindi è una razionalità che ha un certo fine. Noi proponiamo una razionalità che ha dei fini diversi. Quindi diciamo che ci sono, e qui si ripropone il nodo fondamentale che avevo accennato la volta precedente, la dimensione etico-politica che è presente nel marxismo. Cioè Marx non è solo un economista, è un filosofo, uno storico, un letterato, e c'ha una visione etico-politica, che è quella dell'emancipazione. Se tu, e quindi tu accetti Marx se ti metti nella logica dell'emancipazione dallo sfruttamento. Se tu non accetti questa logica, non accetterai mai Marx. Quindi c'è una componente etico-politica nel pensiero di Marx. Ed è inevitabile che ci sia questa componente. Perché se noi andiamo a vedere, ci sono degli articoli, la stessa nozione di società, no? Noi pensiamo che la parola società, che è una generalizzazione,
che poi i postmoderni ovviamente usano, perché cioè evitare le generalizzazioni è impossibile. Cioè, il nostro linguaggio è fatto di generalizzazioni, come ho già fatto esempi, nel senso che noi non possiamo chiamare una sedia con uno specifico nome, se no come faremo a comunicare? Dobbiamo costruire delle classi logiche, per cui io parlo della sedia, non chiamo quella sedia Casimiro e quell'altra Giovannino, se no la comunicazione, la conoscenza sarebbero estremamente complicati, no? Ci sono vari concetti di società. Allora, sostanzialmente, da quello che ho potuto verificare, ce ne sono due. Uno è il che si fonda sul cosiddetto individualismo metodologico, per cui la società viene dopo. Gli uomini, e che è collegata alla questione dei diritti umani, gli uomini nascono in natura, hanno dei diritti inalienabili e decidono di mettersi insieme. Va bene? E questa è la concezione di Locke, del liberalismo, eccetera, eccetera. Poi c'è l'altra concezione di società, la società come totalità. Cioè l'individuo, l'uomo non esiste isolato in natura. È un animale sociale. È un animale politico, come dice Aristotele, e come dice anche Marx, un animale sociale, politico. E quindi già quando è concepito, già sta in un nucleo, già viene acculturato, viene plasmato dalla società. Capito? Quindi, che cosa voglio dire? Che le nozioni che ci sembrano più neutre in realtà propongono già due visioni politiche diverse. Una va verso il liberalismo, l'altra va verso un'altra prospettiva. Sì. Ah, sulla GLAU, guarda, io ne so poco, ho letto qualcosa ma ne so poco. E poi c'ho tanti altri argomenti che non ci posso mettere anche la GLAU. Ma io mi trovo molto d'accordo sul discorso che facevi, sulla lettura che abbiamo fatto di Marx, non in una ricetta, perché non ci sono ricette da nessuna parte, insomma. Il manifesto del Partito Comunista è la ricetta o non si dice? No, non va preso come una ricetta. Sì, voglio dire, è un programma politico. Intendiamoci sulla parola ricetta. Scusa, ricetta nel senso che non dà... lo stesso Marx che non scrive la ricetta per non spiegare la verità. Scriveva programmi politici, infatti. Ma programmi politici... Posso, se posso finire il mio pensiero... Scusa, ci capiamo meglio, insomma. Nel senso che un programma politico è un programma che, come lui ha insegnato, è anche contestualizzabile in un certo periodo storico e quindi fa parte di un contesto storico ben preciso, insomma. E quindi, secondo me, quello che noi dovremmo fare oggi è, alla luce degli strumenti del metodo e di analisi che Marx stesso ci ha dato, analizzare in maniera un po' più accurata, cioè quello che oggi è la nostra società, ma non solo nel nostro Occidente, che io non definisco un po' capitalistico, anche su questo quindi mi trovo, ma di un capitalismo diverso sicuramente da quello dell'Ottocento, in cui alcune leggi come quelle del profitto sono comunque sempre valide, ma che si manifesta in forme diversissime. Quando per esempio prima si faceva riferimento al concetto di fabbrica organizzata, eccetera, oggi le nostre società occidentali, con la delocalizzazione e la deindustrializzazione, non è più proprio quel concetto di fabbrica che davano fino agli anni 70 anche, no? Perché oggi il lavoro è completamente destrutturato,
Cioè, ci sono le famose piattaforme, no? Che governano Uber, eccetera, eccetera. Cioè, io che viaggio con i mezzi pubblici alle 10:30 di sera, alle 11 di sera arrivano tutti gli extracomunitari con i fagotti Uber, Uber come si pronuncia, IT, che portano da mangiare con loro sacchettini e poi se lo riportano a casa, no? Quindi, cioè, anche la fabbrica delocalizza a casa, come si faceva prima negli anni 60, il lavoro perché costa di meno, quindi il massimo profitto non più dentro la fabbrica, proprio perché si è capito che conviene molto di meno, molto di più non avere la struttura fissa e rigida come era la fabbrica e organizzata come era la fabbrica, perché poi all'organizzazione del patronato corrispondeva all'organizzazione del proletariato. Quindi smembrare, dividere tutto questo, oggi è quello che è accaduto. Allora, se noi vogliamo, cioè, fare da sponda a queste idee dell'irrazionalità, della, che tanto la complessità, eccetera, del postmodernismo, del post tutto, dobbiamo affinare, cioè allargare, ampliare i nostri strumenti di analisi, perché altrimenti non andremo mai da nessuna parte, secondo me. Se continuiamo a utilizzare come parametri una società che esiste, forse esiste nel terzo quarto mondo, nello Sri Lanka, non lo so, cioè, ma che probabilmente il resto scomparirà anche là. Cioè, se noi vogliamo analizzare, non possiamo solo fermarci al presente, ma pensare pure a quello che il capitale sta mettendo in atto, e già lo sta mettendo in atto con la robotica, cioè con i beni immateriali. Oggi le società che hanno più profitti a livello internazionale sono tutte società, le conosciamo, Facebook, Google, Microsoft, hanno più alti profitti. Tutta l'industria manifatturiera, che pure esiste ancora, no? Ha dei profitti molto inferiori rispetto a queste grandi società. Dove stanno queste grandi società? Stanno un po' dappertutto, ma anche in che senso, dici, dove stanno? Google, Stato, Unione, Apple. Amazon, già che siano tutti negli Stati Uniti, ma insomma, questo volevo dire. Non è che io sto difendendo gli Stati Uniti. Ma delle prime 5 aziende mondiali. Quindi, cioè, sto dicendo un po' questo, per sentire che sono d'accordo anche sul discorso di razionalità, perché c'è una razionalità. Quella razionalità che produce il caos e la confusione e l'omogeneizzazione e la standardizzazione non è casuale, insomma, no? Ma è proprio fatto ad hoc, e noi contrapponiamo poco o niente, nel senso che brancoliamo ancora un po', secondo me, senza affrontare quella che è la realtà di oggi, insomma. Poi no, rispetto a un'ultima cosa, rispetto al concetto di classe, no? Soprattutto del proletariato, insomma, mi sembra che anche un'altra critica al concetto di classe e di classe rivoluzionaria che poteva modificare la struttura della società attuale, c'è anche un altro tipo di critica che viene da sinistra, nel senso che oramai, parlo degli anni 60, da Marcuse, anche Pasolini, insomma, oramai la classe operaia è integrata, quindi non c'è più un portato rivoluzionario, non ha più interesse a modificare questa società, no? Perché oramai fa parte del sistema, insomma, quindi volevo ricordare semplicemente questo. Non so se mi sono spiegata meglio, continui a pensare che spendevo la ricetta come... No, allora io non ho programma di intervenire, però se poi
c'è uno spazietto magari. Perché non c'è lo spazio, c'è per tutti, ho capito. Allora, no, io qui sono brevissima, io posso semplicemente dire che il manifesto del Partito Comunista è un programma politico generale, ma non ci dice nulla di su quello che dobbiamo fare noi adesso qui in questo momento. Programma minimo, in dettaglio, anzi, programma di Dota, una delle ultime. C'è quella. E c'è... dettaglia perfino il tipo di istruzione che un comunista deve realizzare. Sì, ma quello... Sì, i programmi, noi abbiamo discusso con questa serie... un volume, tu hai citato, hai fatto riferimento a Gianfranco Papa, programma minimo di classe, se tu lo vai a meditare e a leggere, ti dettaglia quello che dovrebbe essere coerentemente con uno schema politico che non è evidentemente determinato, che cosa i comunisti in questa fase attuale dovrebbero realizzare e fare. Questo è un programma. Poi che non faccia ricette, Marx, se le ricette sono quelle compiate per l'osteria dell'avvenire, Marx, nella prefazione capitale, dice di non cercare di capitale. Però dire che Marx non ha programma politico, come hai detto anche tu. No, io ho detto il contrario. Io ho detto il contrario, abbi pazienza. Io ho detto che il manifesto del Partito Comunista è un programma politico generale. Che poi ci siano dei programmi più specifici, anche Trotsky ha scritto un programma. Vari esponenti del marxismo. Oddio, fammi finire, scusa. Quando si interloquisce, prima parla uno, poi parla l'altro, se no. Allora, niente, io voglio dire, ci sono, lo so che Pala ha scritto questo, lo so perfettamente. E possiamo fare un corso, meditare su questo programma. Non voglio dire che non ci siano programmi già fatti, ci sono, ma evidentemente ci vuole qualcosa di più, perché oltre al programma ci vuole qualcuno che lo realizza, e qui mi sembra che questo qualcuno che lo realizza non c'è. Ma non c'è il soggetto, ma c'è il contenuto, che qui lo chiamiamo programma. Caro Marx, e il soggetto deve essere forte. Nessuno ha mai adottato, ma ha voluto prendere il difetto, dice ok, seguiamo. Pare che nei manoscritti lui dica valga più un passo di movimento reale che dozzine di programmi, per cui lui dà un peso relativo ai programmi. No, questo io non lo credo, perché nella critica al programma di Gotha, no, lui è molto preciso anche sull'uso delle parole. Lui dice: no, questa parola non si può usare perché è sbagliato, perché crea tutto. Cioè, questo non credo, perché in Marx non c'è. È stata quella famosa tesi: i filosofi hanno fino adesso interpretato il mondo, bisogna trasformarlo. Non deve essere interpretata che l'accento è posto sull'azione, perché senza l'interpretazione tu non puoi programmare l'azione. Intendesse questo, è inutile che noi qua dentro noi ci mettiamo, facciamo un bellissimo programma politico d'azione. Ah beh, questo però sì. Non contiamo nulla nella società, appunto, che rimane faceva riferimento che il programma e il movimento reale devono andare di pari passo, anzi il movimento reale, certo, più di dei programmi. Questo lui lo dice proprio nella critica, mi sembra un passaggio, dice premettendo che appunto i programmi valgono fino a un certo punto, per certo. Il termine vale più un passo di movimento reale che consiglio di programmi, analizziamo questo programma, però. Sì, ma infatti sono d'accordo con questo, senza un soggetto che porti avanti. Prima di tutto io credo che la prima cosa che dobbiamo fare oggi come oggi è individuare il soggetto. Individuarlo, formarlo, agglutinarlo, perché senza questo non... Va bene, chi altro vuole, Domenico vuole intervenire? No, Paolo. No. Scusa. Io voglio fare un intervento molto breve, due cose. La prima ha a che fare con le perplessità che sollevavo l'altra volta. Seminario di oggi in qualche modo mi conferma questa complessità, perché mi sembra che questo termine postmoderno
mantiene tutte le ambiguità di cui parlavamo la volta scorsa. È un termine che va da capitalismo nel senso di Mandela, ne abbiamo già discusso, fino al capitalismo biocognitivo di Peter Drucker. Ma è proprio dall'analisi di questi apporti capitalismo biocognitivo, che cosa vuol dire? Vuol dire che la forza lavoro non esiste più. Esiste il knowledge worker, come chiamato, cioè il lavoratore della conoscenza, che vende il suo capitale come tutti gli altri. Sono tutti capitalisti. Questo è il senso. In un mondo di tutti capitalisti non c'è più la forza lavoro. Se non c'è più la forza lavoro, evidentemente il capitalismo delineato da Marx nelle sue linee essenziali non ha più ragione di esistere, non esiste più lo svalore, non esiste più il profitto come è inteso normalmente e così via. Cioè Marx è obsoleto, questo è il punto centrale da chiarire. Ha ancora una validità, sebbene diciamo per grandi linee, o non ce l'ha. Se non c'è la forza lavoro, il concetto di forza lavoro sta al cuore del discorso di Marx. Se il capitalismo biocognitivo è un capitalismo che nega l'esistenza della forza lavoro, nega il capitalismo come è stato descritto da Marx. La seconda cosa riguarda, e quindi inviterei a usare molta cautela nell'uso del termine postmoderno, è un grande ombrellone dove ci sta tutto, è il contrario di tutto. L'altra cosa che volevo dire è questa del programma, però in maniera molto confusa è già venuta fuori. La mia impressione è che Marx già nel manifesto delinea un programma molto preciso. Potrebbe essere sintetizzato, non so, proletari di tutto il mondo uniti. Questo è un programma politico fortissimo, un messaggio che purtroppo ancora non è compreso appieno, ma è un programma politico. Poi il programma di Gotha, citavo il programma di Gotha, è dettagliato il tipo di tassazione che il programma per comunisti. Ma tutte queste cose sono state raccolte in questo volume di Gianfranco Palla, Programma minimo di classe, che è un programma molto dettagliato. Se poi non si può tenere conto di questo, allora Marx scrive la ricetta per lo sterile dell'avvenire e non scrive la programma di politici. Va bene? Tu vuoi comprendere? Sì. No, io ho difficoltà, mi è acceso. Il quadro che Alessandro ci ha dato è secondo me molto interessante, proprio perché in qualche modo fa un affresco, e qui si verifica anche un equivoco che io anche personalmente ho sperimentato, cioè che ti prendono come un sostenitore di quello che tu stai esponendo. Esattamente. In maniera critica. Esattamente. Io non sono una sostenitrice del postmodernismo. Tu stai appunto dando un quadro per farci conoscere il fenomeno culturale. Esattamente. Per farci capire le sue origini ideologiche e le sue conseguenze. C'è un elemento che mi fa pensare che io avevo ingenuamente ritenuto che l'avvento della crisi del 2008 avesse fatto rinsavire qualcuno di questi esponenti di questo tipo di pensiero. Cioè, finalmente forse di nuovo sono accorti che ci sono delle leggi del capitale che se poi uno sbaglia il capitale in qualche modo poi reagisce in un certo modo e non dipende dalle volontà individuali o soggettive come vanno a finire certe cose. Quindi un minimo di funzionamento reale del capitale bisogna tenerselo e cercare di comprenderlo. Su questo purtroppo il marxismo, che i marxisti hanno un po'
perso l'occasione, cioè di rientrare in gioco, anche se sono stati invitati, perché tutti si ricordano la copertina del Times bentornato Marx, no? Nel 2008. Quindi, però, stranamente lì, invece di cercare dei momenti di coesione, si è andati dividendo. Quello che voglio dire io è che comunque la cosa è resa ancora più complicata dal fatto che alcuni di questi aspetti, che sono poi usati in un certo modo da questi autori, non sono del tutto negativi. Cioè loro raccolgono alcune positività di un discorso di emancipazione, eccetera, eccetera. Dopodiché la trasfigurano a loro modo e quindi fanno perdere valore a queste cose. Un valore che però ci dovrebbe essere un'intelligenza marxista che dovrebbe essere capace di riprendere e valorizzare senza tornare, come adesso io mi trovo a polemizzare con chi continua a dire che bisogna fare i consigli di fabbrica, i soviet e poi si fa la rivoluzione. Ecco, detto oggi, in questo modo così semplicistico, è una cosa che a me mi fa ridere, però se la vai a dire a questo, che dobbiamo fare? È così. Però la cosa che mi interessa di più, anzi, sono due cose, vabbè, una brevemente, perché molti di questi esponenti sono francesi? E lì c'è il maggio del 68 francese, che è stata una cosa importante. Questi vengono dal maggio del 68 e vengono da quella delusione. Perché avevano già impostato male la questione nel maggio del 68 e poi dopodiché sono andati avanti in quella direzione. Vabbè, questo è un mio giudizio. Quello che però, diciamo, mi dispiace di più è la reazione dei comunisti italiani, del Partito Comunista Italiano, poi ha accennato al crollo del muro di Berlino. Io mi ricordo ancora nel 68 l'invasione di Praga. E lì viene fuori una forma di soggettivismo marxista, no? Per cui ti dispiace che le cose non siano andate come volevi tu. Questo secondo me non è marxista. Cioè avere questo atteggiamento non è marxista. Cioè il marxista sa scientificamente come vanno certe cose e come tendono ad andare. Ed è capace quindi comunque, una volta avvenuto il fenomeno, quale che sia, cioè l'invasione di Praga o tutt'altro, appunto il crollo del muro, deve sapere in qualche modo, avere già pronto uno schema di riferimento analitico di cause ed effetti, che gli dicono guarda le cose sono andate così per questo e questo motivo. E non devi stare lì a piangere perché questa cosa è successa, porca miseria, perché così siamo veramente a dei livelli di soggettivismo estremo. Tutto questo volevo dire. Vabbè, allora voglio intanto rispondere molto brevemente. Sì, io non è che parlo di postmodernismo perché mi sento postmodernista. Il postmodernismo c'è, è una cosa reale, anche se è un calderone, è pieno di autori diversi, contraddizioni, attraversa i vari ambiti culturali, sociali, eccetera, eccetera. E quindi dobbiamo fare i conti con quello che c'è, secondo me. Quanto all'influenza del 68, io sono convinta sicuramente che c'è. E inoltre sottolineo che in quegli anni ci fu anche la cosiddetta Nietzsche Renaissance, che fece riemergere tutti questi temi che ho menzionato, e in particolare un tema, uno slogan tipico del 68 era quello: è proibito proibire. Non so se ve lo ricordate. E guardate bene, questo lo dico a Pasquale, che De Magistris l'ha ripreso, lo usa. E questo slogan è l'apoteosi della trasgressione, perché il postmodernismo, appunto, proprio per sua caratteristica di fondo, è per, siccome vuole intaccare il sistema capitalistico,
è per la trasgressione, ma la trasgressione come atto individuale, non è per la riforma, perché è per la rivoluzione, perché rientrerebbe nel programma emancipatorio della civiltà occidentale, e quindi ricadremo, quando parleremo delle metanarrazioni di Lyotard, lo vedremo, ricadremo negli stessi schemi. E quindi dobbiamo essere trasgressivi, perché l'elemento, come dire, meno dominato, meno condizionato dal sistema, è l'elemento istintuale, l'elemento libidico. Sentivo pochi giorni fa un autore che riproverava Marx di non essersi occupato dell'economia libidica. Sì. No, finisco. Ovviamente è una contraddizione, è proibito proibire, perché tu stai enunciando una proibizione. Cosa volete, io ho fatto 60. Cosa volete? La risposta qual è? Ma voi cosa volete, ai genitori? Ma voi cosa volete? Vogliamo tutto. Vogliamo tutto, sì. Questo è il 60. Allora chi è che volete lui? Allora, no, mi riferivo alla questione della, diciamo, la classe operaia oggi, insomma. Non sono d'accordo che la classe operaia oggi è integrata. Io credo che da questo punto di vista non è lì la discontinuità rispetto al passato, almeno in Italia. Anzi, forse c'è stato un periodo di integrazione dopo il 68 fino agli anni 80, poi diciamo, con le politiche neoliberiste, queste non è che sono qualcosa che è in televisione, sono qualcosa che gli operai subiscono sulla propria pelle. Operai in senso lato, insomma, diciamo il proletariato, compreso la classe operaia vecchia maniera, insomma. Quello che è cambiato, appunto, non è il modo di la situazione, cioè la struttura del proletariato. Quello che è cambiato è l'ideologia, ma anche qui, ecco, non è cambiato l'ideologia nel senso che aderiscono all'ideologia, diciamo, borghese, insomma. No, non è questo. È cambiato il mondo intorno all'operaio, cioè il mondo, quello che dicevamo della caduta dell'Unione Sovietica, la fine dei partiti comunisti, e quindi è venuta meno la fiducia da parte dell'operaio in un'organizzazione. Organizzazioni, un'organizzazione marxista, le organizzazioni marxiste sono appassite, hanno perso pezzi, hanno tradito, e queste sono conseguenze gravissime. Oggi l'operaio non è integrato nel sistema, ma è sconfitto. Chiaramente c'è la partita, c'è il divertimento, ma sono sfoghi, perché sono esseri umani, insomma. Ma questo è grave, ecco, è il risultato di questo fallimento di tutte le organizzazioni marxiste. Quindi chiaramente, ecco, quindi questa perdita di speranza, appunto. Bisognerà ricostruire, ecco, bisogna capire su che base ricostruire questo, perché quello che manca la classe operaia non crede adesso a un partito marxista. A lei organizzativo, insomma, non ci vede, pensa che sono i soliti buffoni che tradiscono. Questo è quello che secondo me è il sentimento, insomma. Questo. Posso dire una cosa? Cosa volevo segnalare due cose sull'intervento di prima, che mi ha stimolato due riflessioni. Intanto io credo che abbiamo un ottimo esempio di essere subalterna dell'ideologia postmoderna nel momento in cui cominciamo a dire cose del tipo la classe operaia non esiste più, è disarticolata, si è spostata perché ormai con la nuova, diciamo così, modelli produttivi, con l'ingresso delle tecnologie, l'operaio non esiste più, la fabbrica non esiste più. Ecco, questo secondo me è già il primo passo che noi facciamo per assumere l'ideologia postmoderna. Allora, in Italia la maggior parte, più del 50% degli addetti lavora nella grande industria, che ha più di 250 dipendenti. Okay.
È ovvio che c'è una fortissima periferia, piccola media impresa, addirittura microimpresa di uno o due addetti, che lavora intorno alla grande industria, cioè che vive e fluttua rapidamente, cioè nasce e muore in pochi mesi talvolta, intorno ai grandi nuclei che sono le grandi industrie, quindi 250 dipendenti, che ancora oggi fa un terzo del PIL italiano e che ancora oggi occupa la metà di vita. Quindi io mi sento dire a volte da persone che non sono mai entrati nel dettaglio di questi numeri che non esiste qua la cassa operaia perché non ci sta più. Queste sono scemenze, sicuro. Ovviamente questo non significa che noi non dobbiamo vedere un enorme sviluppo delle forze produttive, un enorme ingresso dell'informatica, dell'automazione, però no, questo non ci deve subito nel nostro immaginare portare a breve a scomparsa la cassa operaia, non è scomparsa. La questione, diciamo così, dei consigli, quella non è un periccio che uno tira fuori perché gli piace Gramsci e tira fuori la questione dei consigli. Noi oggi non siamo in una fase rivoluzionaria proprio perché la classe operaria non organizza i consigli, non organizza i soviet, che ovviamente tu non li fai come li facevi nei primi del Novecento, ma il concetto di rivoluzione insieme alla lezione di Gramsci che noi dobbiamo apprendere, cioè nell'età nostra e soprattutto in Occidente, la rivoluzione partorisce in seno alla fabbrica inteso come appunto luogo della produzione, nell'oscurità della fabbrica, no con delle rivendicazioni appunto di carattere territoriale, di carattere ambientale, di carattere di genere o cose di questo tipo, ma nasce sulla produzione perché è lì il luogo dove il conflitto è in maniera più evidente. Il consiglio che cos'è? Il consiglio è quel momento in cui la classe operaia si rende conto che si può autoconvocare, auto-organizzare e dirigere il processo lavorativo. Quello è il consiglio. Consiglio di zona, consiglio di fabbrica. Cioè è il momento in cui la classe operaia pone un'alternativa allo Stato borghese, cioè allo Stato borghese io rompo l'occasione dello Stato borghese, questa è la lezione a me mi sembra di bene, perché rimane tuttora valida, rompe con la democrazia borghese e propone una nuova democrazia, che è appunto la democrazia operaia, la democrazia che ci costruisce, che è un nuovo modello più elevato ovviamente. No, questo è il concetto di consiglio, non è un feliccio che noi buttiamo, è proprio che ovviamente una delle risoluzioni importanti della terza internazionale diceva tu non è che la mattina esci quindi e fai il consiglio dei fatti, perché quello matura proprio quando matura il processo rivoluzionario che la classe inizia ad organizzarsi, tu non è che lo fai semplicemente con uno sforzo tuo soggettivo, ma fai uno sforzo enorme a propagandarlo costantemente e a spingere costantemente il lavoratore a passare, questo lo fai in ambito sindacale, non fai tutte le lotte, spingi sempre costantemente la lotta dal piano economico e quello politico, fai sempre questo sforzo a convincere il lavoratore ad auto-organizzarsi. Vabbè, io non ho nulla da dire. Volevo dire questo. No, scusa, no, una cosa voglio dire, per rispondere a Paolo, molto breve. Gli operai sono per certi versi in alcune misure variegate integrati culturalmente, ma in genere sono costretti dai rapporti di forza e questo che impedisce quindi l'espressione di qualsiasi opposizione, cioè io per esempio faccio costantemente l'esperienza, andando nei luoghi più diversi, di un malessere diffusissimo, diffusissimo, di critiche taglientissime nei confronti della società, della classe politica, eccetera, eccetera. Però poi dopo, quando tu stai nell'ambiente di lavoro, tu sei costretto a ingoiare certe determinate cose, perché i rapporti di forza sono quelli. E quindi che puoi fare? E quindi appunto. E poi da nuovo il Movimento 5 Stelle. Lo so. Perché si è presentato come un postmoderno trasgressivo. Per come stanno andando le nuove tecnologie in questa diciamo accelerazione di super produzione attraverso questa robotizzazione. La classe operaia esiste nella forma ma non serve più nella sostanza, perché queste macchine, se voi non avete mai visto come viene prodotto un motore e una macchina come la Porsche, vi rendete conto che l'operaio
vale per lui sempre una legge marxista, l'appropriazione dei beni di produzione. Quali erano all'epoca? Le fabbriche che facevano, diciamo, fumo, rumore, oggi qual è? La robotizzazione, dovrebbe appropriarsi di quella, ma certamente ci vogliono le organizzazioni, le finalità pensate e studiate. L'Europa sta sicuramente, con gli Stati Uniti, molto avanti su questo. La delocalizzazione è perché ad oggi, in quelle aree dove il costo del lavoro è molto sottopagato, gli conviene più sfruttare l'operaio per fare la macchina e aspettare per poi inserire la robotizzazione. Quando inseriranno anche lì questo, l'operaio non avrà più, diciamo, non servirà più, sarà uno strumento non più necessario. Vabbè, ti fermo e qui devo dire che ho appreso dal corso di Domenico che le cose non stanno così, perché qualsiasi macchina avrà sempre bisogno di un individuo che uno, vabbè, uno, no, mille, uno, uno. E inoltre basta uno per inficiare il tuo ragionamento. E no, e inoltre quanti occupati c'ha? Parliamo di cos'è. No, adesso non c'è spazio. Ce la 240 secondi. Quanti robot ci sono da ma io non ce l'ho questi dati, ce l'hai di fuori. Ha fatto dei seminari qui, con numeri, grafici, quindi tu hai sempre bisogno, per come il pastore delle macchine, lo chiama Ono l'operaio, il pastore delle macchine. In Italia si chiama conduttore di sistema, a me. Senza questi la macchina non va da nessuna parte. Non è che utilizzare solo questi. No, quello che tu stai suggerendo è un altro paradigma, che il robot scaccia definitivamente il bisogno di essere umano. No, lo vedi che fai così? È certo. È certo. No, no. Non è così. Non è così. Non è così. Della Porsche o la Porsche. Adesso, ho fatto l'esempio del Toyota, il toyotismo, un paradigma organizzativo che si è diffuso a livello mondiale. Tu hai, allora, prima di tutto, una situazione in cui senza il controllo dell'uomo su un gruppo di macchine, le celle a lui famose della Toyota, tu non puoi implementare la produzione. Perché se per un motivo qualsiasi un granello va nel meccanismo della catena, la catena si blocca, come è successo, e il fallimento della fabbrica automatica in Italia messa in piedi dalla Fiat. Perché la Fiat ha cambiato paradigma dalla fabbrica automatica alla fabbrica integrata di Memphis? Perché si è resa conto, come appunto i giapponesi hanno dimostrato, che senza l'uomo la macchina non va da nessuna parte. Anche se sofisticata, sofisticata quanto vuoi, ma c'è sempre l'uomo. Ma a che cosa serve la macchina se c'è bisogno? Non serve, la macchina serve perché aumenta per la produttività. Produttività a vantaggio di chi? A vantaggio del profitto. Non di 200.000 che sono qui. No, del profitto. Per cui il problema del profitto rimane fisso. Certo, rimane fisso. Stabiliato lì. Però nessuno, non fa nulla. Però come dire, solo dopo tu non fai il profitto. Inoltre se avevi detto tu che senza capitale variabile non c'è profitto. Ecco, l'altro argomento era questo. Vabbè, adesso ci fermiamo. No. Però l'onificio quello che hai detto tu, quello che hai detto tu, io te l'ho ascoltato. Perché lui ha detto il problema non è che non ci vuole l'uomo, è che se prima ce ne volevano 1.000, oggi ne bastano 10. Questo è sempre stato vero. E quei 10 operano un incremento di profitto perché era più di quei 1.000 prima. Perciò tutti i 980 che sono per strada o per stracci o salariati. Stai parlando della necessità di un esercito industriale di riserva.
No. Ed ingrossato, non serve mai più. Non serve neanche più. Ma scusa, io ho un figlio che sta in una carriera di montaggio, ha tantissima tecnologia.